Porre le domande giuste, What what's the Vlaovic? <ride> Dobbiamo anche parlare di questo. Michele De Blasis, ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio. Grazie, come sempre, dell'ospitalità. Vedo un wifi ballerino, ma teniamo duro. Here we are. Lo scrivendo, Nutri Juve. Paolo Rossi, Juventino Vero. Giochiamo con un bel 4-1-4-0. Questa roba, Leccesi, sì. mi manda i matti da no, ma. E da sabato notte, io l'ho notato già nei post partiti. Lui è partito. Lui ormai è lì. Scrive lui fa contro il C, contro il V: 4-1-4-0, provocandoci perché ci sta provocando una roba tremenda. Ho visto che ha strappato per un sorriso a Paolo questa cosa del 4-1-4-0, che ovviamente è un'infamata, diciamola, però, però apre uno dei discorsi di oggi. Paolo, eh. io te lo dico oggi, teniamo anche. Un attimo, banco nelle valutazioni. Tante volte abbiamo fatto delle analisi eh, tecniche, psicologiche in passato su grandi campioni che abbiamo raccontato e hai raccontato su Juventus Channel, eh, su JTV. Eh, e ci siamo a volte no, un po' arrovellati sui singoli. Quindi è anche dignitoso farlo. Oggi, io non so se vogliamo, par se vuoi subito dedicare una tua riflessione sul tema Vlaovic, che ovviamente non sarà per un'ora Vlaovic. Però non è che possiamo far finta che non ci sia, perché nella nostra testa, questa questione questa questione, scusate, il, lo scioglilingua eh, è presente anche nella tua immagino. Ma guarda, tu hai già detto tutto con la definizione, cioè parlando di grande campione, e il punto è proprio qui: cioè, il punto è che se noi continuiamo a ragionare su Vlaovic come un grande campione, a maggior ragione paragonandolo a qualcuno che abbiamo avuto nel passato eh, non facciamo né il suo bene né credo un'analisi molto produttiva cioè io credo che mh, Vlaovic debba essere valutato nel bene o nel male appunto all'interno delle prestazioni sperando e pensando perché spero che la Juve abbia fatto questo tipo di valutazione che possa migliorare progressivamente e ricordiamoci che l'anno scorso non ha fatto una brutta stagione quindi ha fatto una stagione più che accettabile è chiaro che se e, ripeto su Vlaovic è evidente a tutti insomma e, e credo che ormai anche in qualche bugugno allo stadio lo si avverta no cioè pesa la valutazione che è stata data sia per comprarlo sia per ingaggiarlo ma ehm, L'idea che eh, ogni volta che si parla di un problema da Juventus, lui sia l'elemento centrale o addirittura la spiegazione definitiva, ci porterà a una frustrazione totale perché appunto continuiamo a pensarlo come un grande campione. Io non so se arriverà a esserlo. In questo momento mi sembra lontanissimo da questo e ragioniamo quindi su un, su un buon giocatore, su un buonissimo giocatore che, eh, qualche sì. volta ha fatto... Molto bene e, e qualche volta rappresenta uno dei problemi della Juve, non il problema principale. Cioè, a me l'altro giorno è venuto da pensare: ok, nessuno segna nella Juve, ma in qualche maniera c'era un problema anche di creazione di occasioni, non solo di, di chi segna. Perché se la Juventus mettesse Vlaovic in condizione quattro volte partita di potere. Questa segnare, roba qui, questa roba qui di Macalaccia. A me pare che la palla non arrivi in esatto, area, esatto, cioè, lo, lo dicono i dati. Eh? Noi siamo molto indietro su questo. Insomma, vedevo delle statistiche eh, da questo punto di vista, sulle quali naturalmente bisogna lavorare con molta serenità. Insomma, perché poi alla fine siamo alla quinta giornata e non mi sembra che io stia andando così male. Però è ovvio che se ogni volta noi abbiamo in testa che abbiamo il grande campione al centro dell'area di rigore e quindi. Ogni volta che c'è la casella zero sui gol fatti e colpa sua, mh, non arriviamo a nulla. C'era cioè, l'altro giorno, lui dopo 45 minuti non c'era più in campo. Al di là del merito, se era giusto o meno sostituirlo, non è cambiato praticamente nulla in termini di possibilità realizzative se non in eh, qualcosa. Sulla dinamica della partita, sì, e allora dobbiamo chiederci se c'è una responsabilità su questo. Però, se, se con tranquillità finiamo di pensare che lui sia il nostro fuori classe, forse secondo me facciamo meglio. Mamma mia, quante cose mi hai fatto venire in mente, sotto argomenti, cose. Io volevo specificare questo. Tu mi hai pizzicato nel vivo, perché giustamente dice, hai, hai già dato questa definizione di analisi a grande campione, però. Però io cioè, avevo... Ogni bevise... tanto, scusami, no. ogni tanto gli amici mi dicono, ah ma noi abbiamo avuto Tevez, Treze, cioè, ma, ma di chi stiamo parlando ragazzi? Cioè, stiamo parlando del meglio, noi abbiamo visto il meglio il meglio a Torino. E è quindi, vero, però, ecco, però no, non, non facciamo mm. paragoni impropri perché uno, una stagione ha fatto 20 gol alla Fiorentina, perché se no non siamo proprio... Cioè chi l'ha fatto da noi a livello dirigenziale ha commesso una topica mostruosa, si va avanti e si vede se migliora. Punto. Mamma mia, bello forte Paolo, però io volevo dire questo, che ci sono stati, devo dire che mentre lo dicevo pensavo, ma sto dicendo una cosa che può essere ovviamente un po' eh, interpretata male e tu l'hai interpretata bene, ma per quanto io stessi la stessi riflettendo male, cioè abbiamo parlato e hai parlato per anni di tanti, io li chiamo campioni, quelli che passano a Juve sono campioni, l'avrei dovuto dire di tanti calciatori, ok? E ci siamo arrovellati, ho usato questo verbo, no? tante volte sui singoli, non tanto perché Tevez non segnava per tre partite, io non me ne ricordo, è successo che Tevez non segnasse per tre partite, ma non mi ricordo analisi arrovellate su Tevez per questo motivo. Ma di giocatori da cui sapevamo di poter ottenere di più, questo sì, l'abbiamo fatto tante volte, alcuni poi ce l'hanno fatta, non voglio fare dei nomi, ma non sto parlando per forza di centravanti, eh. Prevetto. E alcuni poi sono rimasti nel limbo, o addirittura sono passati per giocatori mai compiuti da noi. Ok, quindi ne hai visti tanti, con tante sfaccettature diverse. Oggi è difficile catalogare il destino di Vlaovic sotto questo punto di vista. Come verrà ricordato Vlaovic? Non sappiamo neanche se mai andrà via, quindi pace. Però devo dire che ci sono stati giocatori. Io ho usato la parola campioni in maniera impropria però giocatori che la Juve ha ritenuto tali, se no non li avrebbe presi, okay? che poi a forza di rovellarsi, noi abbiamo tirato fuori, lui ha tirato fuori e siamo riusciti a analizzare il lato buono, e altri invece che non ci è riuscito. Cioè, è poi arrivo eh, Francesco, Michele, ma Paolo, se io, ti penso, se io ti chiedo di pensare a un giocatore su cui hai fatto mille parole, milioni di parole, eh, per un anno, per due anni, per tre anni, nei tanti... Anni che hai lavorato per il canale della Juventus e poi ti è rimasto la mano in bocca e dici: eh, Ragazzi, è andata così. Ci siamo arrovellati in tutti i modi. A chi penseresti? C'è cioè, un nome, ripeto: non un centravanti per forza, eh? un giocatore passato no, ma... a Juventus, su cui dici abbiamo speso milioni di parole. Ho speso, io Paolo, ho speso milioni di parole e alla fine è stato un incompiuto. Beh, noi ce lo siamo dimenticato adesso perché c'è una proposta fatto... in chat. Eh. No, 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 è passato qualche tempo. Io faccio, faccio il riferimento che secondo me è più proprio, cioè quando abbiamo comprato Gonzalo Higuaín Gonzalo Higuaín era in quel momento lì il miglior cannoniere del campionato italiano, ma era un campione già affermato che dove, è stato preso per dominare nel calcio italiano, cosa che è successa e per fare una crescita in Champions League, cosa che è successa e poi. Tanti discutono i perché a Cardiff, come tutto il resto della squadra, ha fatto poco. Voglio dire, ma, e la cifra spesa per Guinein non è stata molto diversa di quella di Vlaovic e la cifra dell'ingaggio di Vlaovic credo che sia stata superiore a quella di Guinein. Cioè, però stiamo parlando di un giocatore definito, un giocatore che aveva un'esperienza internazionale. Noi su Vlaovic abbiamo fatto un'operazione diversa, credendo che potesse essere il crack e probabilmente non avendo neanche la squadra per sostenerlo anzi togliamo proprio probabilmente non avendo la squadra per sostenerlo e adesso dobbiamo smettere di pensarlo come il poi chiaro che se Tiago Motta ce lo sostituisce dopo 45 minuti segnala un problema ed è lui che ci obbliga a fare questi ragionamenti però dobbiamo toglierci secondo me dall'idea del campione cioè io adesso leggevo in chat qualcuno che ha parlato di Dobby che Dobic eh, ha fatto i gol di Vlaovic, se, se ben ricordo, in questo campionato. Eh, sì, ne, ne mancano un po' in Serie A per raggiungere sì, Vlaovic. È stato però... immediatamente eh, criticato. Se a fine anno Dobbik fa 20-25 gol, cosa possibile? Io non credo che si parlerà di Dobrik come il campione. Si parla di un giocatore che ha avuto un ottimo approccio in Italia, via via, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che l'Aovici quando, fra, eh, deve fare questo, deve fare questo, e noi dobbiamo viverlo così. Poi, è chiaro, ripeto, che se gli dai quei soldi è la società che l'ha eletto campione, ma allora ci dobbiamo interrogare su quel momento storico e sulla scelta che abbiamo fatto, non sul valore del giocatore, perché altrimenti, mh, altrimenti eh, come dire commettiamo anche un errore nei confronti di questo progetto che è un progetto molto più ampio di Vlaovic molto, io credo, decisamente... io credo di più e ci arriviamo, io credo di poter dire una cosa l'abbiamo a oggi certificata e capita ci siamo arresi chi ci ha creduto tantissimo in Dusan chi? anche chi ci crede ancora Francesco Michele, Dusan Vlaovic non è il salvatore della patria ok, non è il one man show della Juventus non è questo che gli dobbiamo chiedere più. Questo credo che sia un po' un sunto anche della, delle parole di Paolo, di Paolo perché Higuain, che pure è stata una cosa che è terminata in maniera controversa l'ultimo anno, ha fatto due, però, è stato il salvatore della pace tante volte. Allora, perlomeno in campionato, infatti, senza dubbio. ecco a Vlaovic dobbiamo smettere di chiedere nella nostra testa questa cosa, qui se no rimaniamo sempre lì. Poi a essere forse eccessivamente severi, Michele. Ma infatti, secondo me, il problema principale è la concezione che noi abbiamo sul tipo di giocatore che può diventare Vlaovic. Ma eh, noi dobbiamo pensare a quello che è oggi, a quello che dà alla squadra, a quello eh, a, al modo in cui eh, deve. Crescere quello che sarà noi lo sappiamo ovviamente, però eh, come dice Luca, non deve essere lui il salvatore della patria perché eh, forse ovviamente la sua operazione alla Juve è stata fantomatica per le modalità, per eh, il prezzo di acquisto, per il linguaggio altissimo. Ma in quel periodo storico, quando la Juve va a prendere Luca Vlaovic, perché a ceduto eh, Ronaldo a due giorni dalla fine del mercato e lui e eh, la Juve provano a, a mh, prendere un potenziale eh, top player eh, dopo me sei mesi straordinari alla, alla Fiorentina, ha segnato 20, 20 gol in sei mesi non se lo dimentichiamo, però questo non vuol dire che eh, già allora come diceva Paolo era un campione ed oggi un campione. Stiamo parlando di un eh, ragazzo di 24 anni, non è più assolutamente giovane, ma eh, ci dobbiamo forse togliere dalla testa che è il Tevez di turno, che è, il, eh, che è anche il di turno che va a inventarsi quel tipo di giocata per che ti cambia la partita, ma non è così. Non è così. È, è l'idea sbagliata che noi abbiamo di Braulich, o almeno di quello che noi vorremmo che fosse, ma che in realtà non è. Francesco, Dosa è un attaccante molto forte, ma non è un giocatore di qualità. Ecco, questa è un po', per esempio, la definizione che ne scaturisce dalle parole di Hiroshi, che ci scrive in chat, voglio ringraziare. Mucca in fausta che è sempre qua a stuzzicare. Ma l'abbiamo letto, Giorgio Angix, Snazzo, siamo quasi in 2000, e quindi Francesco, francesco, francesco. Ah, francesco. Io... allora Vlaovic è un atleta. Andiamo, Vlaovic è un atleta su questo, un questo? Un eh, rispondiamo oh, una porta aperta. Poi, però, però, eh. però c'è tutto eh. quello, c'è tutto un mondo dietro. Un però, io mi accodo a quello che diceva Hiroshi. È un grande giocatore, ma eh, non è un giocatore di qualità. Io vi riferisco qualche mia percezione avuta sabato. Ero lì in tribuna, posizione molto favorevole. Okay. Tra l'altro, eri allo stadio. Ero allo stadio, quindi praticamente mh, a fianco alla Omar Sivori area. Quindi per chi conosce la Lens, posizione abbastanza favorevole, quindi molto, molto centrale e abbastanza basso. Quindi riuscivo a godermi veramente anche i singoli. E allora, e i in, in un minuto la fotografia del vero eh. primo tempo non partita. Primo tempo di Vlaovic. Primo tempo perché quello ho giocato. Allora, di Vlaovic noi avevamo la percezione un po', eh, diciamo, disillusa che quando stava per toccare palla, purtroppo sapevi già che non sarebbe successo nulla e vedevi la tribuna ferma, come mh, tranquilla. Dopodiché però era pronta ad accendersi in negativo e quindi come diceva Paolo scattavano i mugugni, ho visto delle, obiettivamente delle teatrate anche brutte a vedersi con gente che tirava fuori numeri, numerini, milioni, settantacinque, cioè, dodici. Tutto questo a partita in corso? A partita in corso, no, dopo... dopo... E un paio l'hanno fatto, in un paio l'hanno fatto dopo l'errore che ha dato, che ha rilanciato poi Mechtomini, un paio di... Ah, la eh, palla a centro. Sbagliati, campo. ok. Quindi avevi questa doppia, diciamo, avevi questa doppia, come, come per dire, palla a lui, vabbè, vediamo, vediamo, tanto non ci saltiamo perché tanto non arriverà niente di buono. Poi c'era l'errore ed è e la gente era pronta a scattare. Quindi, che cosa dedurre? Dedurre che la gente da un certo punto di vista si aspetta tanto, tantissimo da Vlaovic ma è anche la prima a enfatizzare, ad amplificare ogni minimo errore. Io dico, Vlaovic ha giocato malissimo sono il primo che dice noi non abbiamo un terminale offensivo funzionale però è vero pure che mi accolgo con tutti quelli che dicono Intanto il primo tempo è stato anche prendendo le due frazioni, anche il meno positivo in generale, la squadra non, non, certo è, una non era sciolta ecco, la... non era sciolta soprattutto nella sì. metà campo avversario eh, non è stato sicuramente l'unico a essere diciamo un po' sotto standard però eh, mi accodo con chi dice eh, molte delle valutazioni sono delle valutazioni soggettive relative alla percezione che abbiamo di Vlaovic cioè se di Vlaovic noi ci aspettiamo eh, è colui che eh, è, è un po' poi anche la rossa ci obbliga a farlo perché ragazzi se vogliamo, noi identifichiamo nell'unico attaccante, quindi l'unico giocatore, l'unico terminale offensivo, chiamatelo con l'unico puntero, chiamatelo la lingua che vi pare a voi, che ci può tradurre l'azione offensiva in gol. Pensiamo a Vlaovic, no? Cioè, ce lo dicono i tabellini, ce lo dice trasformare, ce lo dice, ok. E lui riponiamo uh, delle aspettative, delle secondo me anche delle disillusioni che poi non corrispondono alla reale realtà. Io sono sempre convinto che Vlaovic possa dare molto di più, debba dare molto di più, abbia un potenziale anche per quello che mi riferiscono da anni relativamente a alcuni test, ma non solo i, i classici test uh, di soglia, ma anche testi proprio di forza o di, di forza esplosiva. Allora, di infatti, di io sono partito vedere. dicendo è un atleta. Diamo ragazzi, avanti. fino a due settimane fa mi hanno detto colui che l'ha testato: mi ha detto è un super atleta di testa e di corpo. Stop. Proprio parole testuali, quindi questo non si discute. Però ci sono dei problemi. Ci sono dei problemi, ragazzi. Vi uh, racconto questa: noi come tribuna ci siamo esaltati un paio di volte, soprattutto nel secondo tempo per degli stop, degli stop fatti da Ildiz. Ragazzi, perché Ildiz, quando ce l'hai a 15 metri e ti fa un paio di stop di petto e la mette con una rapidità sì, sui palloni che un... arrivavano a taglio campo o altri, sì, sì, 5 6 infatti, in, in piedi e abbiamo applaudito. Di Vlaovic non hai mai quella eh, percezione che ti porta a dire "Mi alzo e batto le mani" hai sempre l'impressione mi sembra che ti abbia mandato un whatsapp direttamente sabato o domenica a te o a Massimo a entrambi dicendo purtroppo hai quella percezione che faccia sempre quel meno rispetto a quello che deve fare quella cosa spolta o quella sbavatura, quella quella sbavatura decisiva hai io, devo io devo dire questo io dallo stadium ti chiederò alcune cose perché mi interessano poi anche del lavoro fatto eh, dopo partita Andrex, il Diz ha sbagliato tanto però Sabato, eh, Paolo, Paolo, scusa, ni, ni, non ni. ha sbagliato gli stop, però. E se, la tribuna, eh, no, e se la tribuna si eccita per gli stop, ma i cambi di direzione che fa, ragazzi? No. lui stoppa di palla, mette a terra e riparte alla velocità della luce. Ok, però Beh. tu dici: ci si alzava in piedi per uno stop. sì sì l'abbiamo fatto con Ildiz, una, una volta, volta, una volta oh, no. allo stop. Prendevamo eh, le caramelle cioè, dalla tasca, eh, ma la mangia era e come la partita. la, Paolo, la migliore ormai. naturale per un pianista. Cioè. Ma, eh, eh. Sì, però, eh, allora rimango sull'immagine che hai dato all'inizio. Cioè, De Ildiz ci aspettiamo tutti che diventi un campione. Definiamo campione il giocatore che per almeno tre anni voglio dire, faccia un certo tipo di percorso, almeno io, eh, poi se, se vogliamo ridurre i tempi, eh, però eh, alt altrimenti non, non avremmo dato la maglia numero 10 a un 19 non avremmo già visto certe cose, insomma, cer certi, e devo dire, a me Ildiz si sta convincendo proprio per anche gli errori che fa in nome di quello che decide di fare lui, cioè lui prende in mano la squadra, lui si sposta va oltre i suoi compiti tattici torna indietro eh, e poi la raffinatezza de delle sue giocate è, è del tutto evidente quindi eh, il Diz eh, ti dà veramente la sensazione che possa avere quel tipo di eh, impatto e allora quel ti tipo di Nelle prime 15 partite di Vlaovic non avevi anche questa idea? perché di Gildiz beh, abbiamo messo 15 beh, partite certo che all'inizio hai un giocatore che prima partita in campionato segna dopo 16 minuti prima partita in sì, Champions no. segna dopo 10 secondi yeah. eh, eh, e fa anche gol di una certa qualità eh, eh. però allora uno, quello era un Vlaovic che aveva il giocatore migliore per Vlaovic cioè di Bala quella coppia eh. era una coppia perfetta E se tu se la non smetti se fosse che erano due mancini era perfetto va sì, vabbè ma poi eh, era relativo eh, insomma No, tu sei mancino perché, no? Eh, sì io sono mancino quindi non ti offendere eh, non lo penso. no no assolutamente assolutamente. Ah, ho avuto anche una parabola calcistica alla Vlaovic venivo considerato un campione poi in realtà non lo ero senza guadagnare neanche 120 lire però eh, il punto è che non, non si può pensare in questo momento io credo che sia sbagliato proprio ragionare sulla dimensione di Vlaovic non ragionando sulla dimensione della squadra cioè, Facciamo. il giorno che Vlaovic il giorno che la Juve vedrò che negli indici è terza per occasioni create e Vlaovic è il venticinquesimo canoniere della Serie A o anche solo il decimo allora dirò sì, beh cavolo, però allora Vlaovic non è neanche voglio dire eh, adeguato a una squadra che crea tanto ma in questo momento la Juve crea poco quindi è vero uno come lui ti puoi anche aspettare che un pallone prenda perché noi abbiamo avuto giocatori che anche quando non si creava troppo riuscivano a segnare una volta però in questo momento non è, non è questo secondo me il tema, il tema prioritario della Juve poi ripeto, è chiaro che la sostituzione dell'altro giorno che Motta ha utilizzato e beh, certo che fa rumore eh, perché se tu dopo 45 minuti del big match mi togli Vlaovic e, e mi metti un giocatore spurio in quel ruolo e, sta dando, e poi dopo dici anche che, ma no, ma Vlaovic ha fatto una buona partita, c'è un cortocircuito che poi scatena noi, cioè è ovvio, scatena il dibattito perché c'è qualcosa che non, non, non ci sembra particolarmente coerente e, e, e fa sì che soprattutto la pressione su Vlaovic aumenti. E secondo me c'è anche un altro aspetto che... che che fa, rende un po' più drammatica sportivamente parlando la situazione: che in questo momento Vlaovic non ha sostituti, perché se avesse Miric, eh, Vlaovic avremmo visto, magari. Milik giocare, far giocare meglio la squadra oppure Milik, che è uno che tecnicamente. fare la stessa Pine di Vlaovic, vale due Vlaovic fare la stessa fine di Vlaovic. E allora ti saresti detto: vedi, non è Cos Scusa, hai Così. Detto così che Scusa, hai detto Milik. che vale tecnicamente due, no? vale due volte Vlaovic. Milik il pallone lo, sta lo stoppa in maniera sublime. Mentre, sì, mentre Vlaovic non sa stoppare un pallone, cioè togliamocelo dalla testa. Ero. E, e' questa. Fuori area, Vlaovic non sa stoppare un pallone Milic fuori aria e a livello di Zirze per essere chiari Zero, quando ragazzi, motta, si agita, eh, poi, si agita la chat, poi eh. in area di rigore Vlaovic vale molto più di Milik e Vlaovic segnerà sempre più di Milik ma se Vlaovic non sa stoppare un pallone ragazzi cioè per me stoppare un pallone non significa stoppare una volta significa che tu quando ricevi palla hai la garanzia che lo stoppi e che tra l'altro non è una cosa tra l'altro strana perché sono molti gli attaccanti che non sanno stoppare un pallone. Eh? Però, eh, infatti, però che, sono è uno dei migliori a un in Italia: tu dici? gli attaccanti non sanno stoppare un pallone, eccetera, eh? però sono dominanti su, altri, su altre qualità. e Infatti, Vlaovic se lo metti, ripeto, quando Dybala lo metteva eh, lanciato verso la porta a guardare la porta. Vlaovic è forse il migliore in Italia in quella voce però allora ci deve essere un giocatore dedicato, ci deve essere una connessione, che sia Ildiz, che sia Cobb Miners, che sia Naturno, qualcosa ci deve essere, perché Adesso non è parliamo. che... Eh. Parliamo se delle... è Vlauvi, a Verona te lo stoppa no, il pallone vabbè. per segnare davanti alla porta e te lo stoppa benissimo, a Impoli, a Impoli sbaglia il tiro, ma quel pallone lo stoppa benissimo, il problema è nell'elaborazione del gioco, cioè la Juve, se Vlaovic, deve prescindere da Vlaovic sulla costruzione del gioco, secondo me, Mentre sei Milik, Milik è uno che può giocare anche con Vlaovic, può fare il servente di Vlaovic perché è uno che è lo sa so stoppare perfettamente, può giocare trequartista quartista. Milik. Michele, la partita forte, fortissimi. Mi piace questa puntata, ragazzi. Mi piace, mi piace. Eh, mi c'è cioè, il discorso di, di, di Paolo. È anche un commento che ho visto prima. Eh, ragazzi, però purtroppo le, le prime punte di oggi, quelle delle nuove generazioni, eh, tecnicamente, mh, sono veramente eh, più scarse rispetto a quelle di, di qualche anno fa, eh. sono più forti, magari eh, fisicamente, dominano fisicamente. Però dal, dal punto di vista tecnico non, non li possiamo minimamente paragonare al passato. Noi purtroppo facciamo dei paragoni con, con i Wain o gli altri attaccanti delle, del passato. Però non, non c'è alcun tipo di paragone. Allo stesso momento però io la domanda che vi faccio è che Vai. faccio anche a tanti... No, sulla Vai. domanda. Sulla domanda. <ride> no, sulla domanda no. Domanda, no, no mi, mi lasci con la curiosità, Michele. Vai con la domanda, mettiamo che riusciamo a vendere Vlaovic quest'estate a 60-70 ah, no, milioni. Ragazzi, 80 non mil... fatemi già pensare eh, all'estate, dai, no. E eh, eh, voi, eh, a, ci, a cifre eh, ragionevoli, eh, quali giocatori vai a prendere per sostituirlo? I, il problema è che, nel panorama di oggi, come. Eh, come prime punte, ci sono boh, forse 4-5 attaccanti migliori di Vlaovic, ma migliori intesi come mm, bomber d'aria. Tutto il contesto invece va ma costruito ci abbiamo, e ci vuole... Abbiamo. Se abbiamo l'idea, non abbiamo i fatti in questo momento, in questo, in questo preciso certo. momento, per le... perché giustamente Paolo dice non possiamo semplificare, se finisce la vita 0-0 è sempre comprare il centravanti io ho sentito feroci critiche, critiche feroci per la partita per il contesto a Vlaovic che ci segnalavano anche nell'insofferenza dello stadio in occasione di Juve-Pesve tra l'altro gara in cui Vlaovic fa anche, permette anche una ottima scelta di Assista. fare con Nico, ma comunque c'era insofferenza e c'era anche qui nella chat rispetto a Vlaovic per il momento in cui siamo però se pensiamo che ci siano 4-5 attaccanti in Europa, tra quelli affermati, eh, affermati, diciamo. più forti di Vlaovic cioè e non di più, e allora dicono, facciamo tutto questo casino. Cioè, perché facciamo questo casino? Perché esatto. ovvio, vogliamo un po' più gol? Ma forse stiamo facendo casino su un singolo perché pensavamo fosse un incrocio tra Higuaín e Cristiano e però è un problema nostro. Cioè, veramente, andiamo oltre. Parliamo del concerto offensivo che ancora Diciamo, non suona come dovrebbe, visto che il tema ci ha portato Paolo. Però io non so se oggi ci siano veramente solo 4-5 attaccanti più, in, più, più, più decisivi di Vlaovic. E quando io dico decisivo, dico capace di fare i gol o la partita giusta nei momenti importanti, cioè nei grandi appuntamenti oppure nelle partite che vanno storte e quindi essere importante nel momento giusto anche in una partita delicata che può chiamarsi Empoli, che magari però gira un po' male per la squadra. Questo secondo me è quello che deve fare il grande attaccante, o l'uno o l'altra cosa. Comunque, 4-5, tu ne hai contati, so Paolo che negli ultimi anni ti sei dedicato anche al calcio internazionale in maniera più profonda, 4-5 che puoi dire sono chiaramente più forti di Vlaovic, sul resto possiamo discutere. Guarda, io ti dico questo: sono del livello di Vlaovic e poi nel calcio italiano lo vai, li vai a testare. Esatto. Cioè, appunto, nella chat vedo i, i nomi che, va, che sono stati anche accostati da Juve in qualche momento, no? Sesco che doveva venire anche in Serie A, forse al Milan, eh, Jonathan David. Eh, io ho commentato le, eh, le redivisie e eh, ho seguito molto i Menez, il messicano del Feyenoord che, che l'anno scorso ha avuto una prima parte pazzesca e poi è calato. Cioè, stiamo parlando di ottimi giocatori con caratteristiche diverse. Che secondo me non sono dei campioni assoluti, o meglio, non lo sono ancora e che eh, possono far meglio. Ma vedi, tu hai giustamente citato proprio U e PSV e io non, non, non l'ho vista allo stadio. E quindi, come dire traggo eh, quello che dici tu rispetto ai malumori anche in quella gara. Secondo me quella è la dimensione di Vlaovic, tra virgolette, che dovrebbe essere minima. Cioè in un incontro internazionale in cui gli spazi sono diversi, in cui ti conosci di meno, eh, non ci sono queste, questi tatticismi molto pesanti del calcio italiano, Vlaovic ha fatto una buona prestazione in termini di contributo. Eh, ha fatto un assist molto eh, ben eseguito e mh, non è stato il cannoniere che dici beh, questo mi, mi ruba l'occhio, questo è di un livello superiore. Cioè, voglio dire, Vlaovic, perdonatemi, ma tra, tra Mondiale e Europeo non lo conosce nessuno eh, su questo. Eh, cioè, non, non ha quasi giocato nella sua nazionale. Cioè, e quando eh, l'ha fatto? E, e quando l'ha fatto non si è visto. Sesco è un giocatore che ti dà la sensazione per la sua caratura di saper prendere in mano una squadra. Quindi il discorso è: dobbiamo mettere noi c'è cioè la squadra deve mettere in condizione Vlaovic di fare 20, 25, 30 gol all'anno. E eh, quando avremo una squadra che creerà tanto, vedremo se perché voglio dire contro le piccole cioè contro come Verona Vlaovic ha fatto due gol altri li hanno annullati, ha preso due pali ci ha tirato la sensazione di essere un giocatore dominante in senso realizzativo allora lì si è di nuovo tornati, Ale è il campione no, perché poi quando alzi il livello scompare sbaglia gli stop eh, fa più fatica, eccetera però il Vlaovic di Juve PSV è un Vlaovic sufficiente per farci crescere non certo per diventare un campione. Io penso questo: cioè, penso che se va bene alla fine dell'anno, eh, Vlaovic potrebbe essere stato, potrebbe anche diventare capocannoniere al campionato, eh, se la Juve funziona tanto. Se non facciamo se, tutti 0 0. Se non facciamo tutti 0 0. Se la Juve è chiaro che se la Juve, però, eh, a livello di occasioni è quindicesima in, in Serie A, non è che si può pensare che Vlaovic da solo prende perché non è Tevez ma non è neanche Gualimedes esatto, da questo punto di vista quello che dicevamo all'inizio e quindi e quindi, e quindi bisogna come dire ok le sue critiche perché ti irrita quando sbaglia un, uno stop però è il tema vero che ripeto quando non gioca Vlaovic non è che la Ale crea chissà quanto allora facciamo questo operatore così introduciamo il discorso più ampio della fase offensiva nel frattempo ricordiamolo oggi allenamento diciamo aperto c'erano tanti giornalisti tifosi accreditati si è intravisto eh, Francesco Consessao lavorare a parte ma sul campo con scatti profondi non ha eseguito esercizi agli ostacoli perché ho visto che aveva degli ostacoli di fianco ero interessato a vedere se faceva balzi o cosa Francesco, no, corsa no. anche spinta ma eh, diciamo così lineare eh, questo è quello che si è visto c'è grande ottimismo per il suo recupero in tempi relativamente brevi credo che già l'Ipsia sia non solo convocabile ma anche potenzialmente utilizzabile. Stiamo immaginando un percorso perché non è ancora col gruppo. Si è però nuovamente fatto male Azic, non in allenamento o meglio, non oggi, non era presente. Ha lasciato a un certo punto l'allenamento Savona. Pare per riacutizzarsi il problema alla caviglia per quella. Strana pedata che gli è arrivata sì. durante il Juventus Napoli, quindi non in perfette condizioni Nicolo Savona, che è stato veramente eh, il, il mio magistrale, mio... ragazzi. Non lo so se magistrale, ma è magistrale, ha... ma Savona nel secondo tempo mi ha portato in campo. Io, a me non succede così tante volte. Poi sarà la capacità sì. a volte di, di medesimarsi in quello che poteva essere una giornata di nuovo. Particolare, storica per lui, UNA. Poi, titolare, forse in extremis ciò che nel secondo tempo mi ha portato in campo. Questa cosa mi è piaciuta. Va bene. Non è partito questo però però, avevo... ragazzi, visto dal vivo, poi ecco. si propone tanto perché molte volte alla TV non si vede. Ma lui era sempre, sempre molto in su, eh? sempre molto in su per cercare di portare Kvara, eh? Quindi è un giocatore che a me ha impressionato ma anche come porta fisica, io. eh. Dato un paio di spallate, ragazzi, l'ha fatto volare a Kvara. Eh. Spallate pulite, eh, ovviamente, non venti fallosi. Partito un po' timido, però ho visto veramente un giocatore molto, molto promettente, assolutamente. Anche, anche un bel piede, eh, pulito. Diventereva anche nei rinvii, ragazzi, anche un banale rinvio. Per un difensore importante, perché se tu la svirgoli, eh, cominci... Eh. Invece lui dava sempre... Quadrato. Di polizia. Quadrato, esatto. Preciso. Non quadrato, eh? Quadrato. No, no, Paolo, anche tu, io. anche tu, una parola su Nicolo Savona al test, al test del Napoli. Eh, è preferito, io ho detto l'altro giorno, avessero giocato supplementari e rigori, Motta non l'avrebbe messo da lì, avrebbe tenuto quella impressione lì, nel senso che, 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 che non c'è esitazione minima nel metterlo. Veramente da semitititolare nella testa dell'allenatore lui ha risposto. Secondo me, con una ottima prestazione. Sono stato criticato per gli eccessi, eccessivi elogi a Savona per la gara di, di sabato. Invece, io rimango sulla mia posizione. Che ne dici tu? Ma intanto, permettimi un'annotazione personale: io sono eh, di famiglia savonese. Quindi eh, ho vissuto a Savona e quindi l'idea di vedere la maglia bianconera con scritto Savona è una goduria assoluta. E, <ride> dopo questo, che non interessa a nessuno se non a chi eh, vive a Savona e eh, eh, sono tanti i Juventini, eh, beh, insomma, aveva quara eh, di fronte. Cioè, voglio dire, quando io eh, penso che a Tiago Motta vadano fatti due complimenti. Uno, ha eh, allargato la rosa cioè noi all'inizio della stagione eh, eh, avevamo eh, nessuna certezza su questi giovani, anzi io mi ricordo che quando abbiamo ragionato sul 3-0 che avevamo ricevuto in Germania, giustamente si era anche detti, però ragazzi, c'eravamo anche un po' di ragazzi dell'Under eh, 23, della Next Gen, che sono ragazzi di chi fanno la Serie C. Oggi Savona fa una partita nella quale, sì, primi imbarazzi, aiutato dalla squadra, e poi è lui che nel secondo tempo spinge, non è Kvara. Quindi, eh, e sta panchinando Danilo, cioè non eh, un signor nessuno all'interno della Juve, anzi, un fronte potenzialmente polemico mica da ridere per uno come Tiago Motta, cioè se noi avessimo perso Juve Napoli con Kvara che fa, eh, fa quello che sa fare, eh, beh insomma si apriva una bella eh, disamina, invece, eh, invece Tiago Motta questo eh, è riuscito. Quindi la formazione, così come sono state molto coraggiose alcune sostituzioni fatte in questo periodo, Tiago Motta sta dimostrando di avere grande coraggio eh, all'interno della scelta della formazione iniziale e Savona... Lui l'ha detto esplicitamente: io lo faccio giocare perché gioca bene e quindi, quindi consideriamo un acquisto in più. Da qui a dire che chissà cosa diventa, non lo so, però intanto il suo lo sta facendo, sta facendo bene. Assolutamente. Allora io voglio, eh, fatta questa parentesi su Savona, perché sono di parte, almeno in questa fase devo dire che io non parto mai, su Savona non parto mai dicendo tranquillo Luca, tranquillo c'è cioè Savona, dico wow, Savona dai. Forza ragazzo, speriamo. E poi però ogni volta, due sbavature nel primo tempo con Napoli, ma ogni nostro effettivo in campo ha fatto almeno due sbavature nel primo tempo con Napoli. Quindi sinceramente il secondo tempo è di grande livello, con Calulo e Bremer di fianco che ti danno sicurezza, ha capito che lì era tranquillo e ha lavorato alla grande in un ruolo comunque non semplice da interpretare come quello del laterale basso nel calcio di oggi ti chiedono di fare tante cose, di occupare tanto campo ha messo dentro anche un paio di cross e spesso era raddoppiato Luca eh? perché certo. Antonio Conte da gran furbone è certo. sicuramente aveva studiato questa contromossa tattica a volte Savona era in mezzo a due però se l'è sempre cavata bene noi abbiamo applaudito per come gestiva delle situazioni che Ma non ha arrancato, non non arrancato dato la sensazione della panchetta la allora io adesso ti propongo Paolo, vi propongo, vi propongo tre Juventus senza Vlaovic. Ma e voi mi direte perché? Io vi propongo tre Così, ovviamente, sono delle pazze idee, eh. Juventus senza Vlaovic, ma perché mi sono dimenticato di Vlaovic? Non perché ne volevo farle senza Vlaovic, mentre le facevo, eh, ah, mi sono dimenticato di Vlaovic. Allora, vabbè, lasciamola e la mettiamo senza Vlaovic. Vabbè. Non ci crede nessuno, Luca. Questa tua affermazione, no? Verità, io racconto solo verità quando sono qui. Eh. Quindi, eh. Questo è un 4-2-3-1. Non abbiamo inventato nulla, nel senso che è in linea con la continuità. Di Gregorio Traipali, Calulu, Gatti, Bremer, Cambiaso Douglas, Luiz, Turam. Quindi, due Diciamo dai, potete metterlo Catelli a destra o a sinistra, fate voi. Con Sessao, Kopmeiners, Nico, il Diz là davanti. È il 9 che si muove. Perdiamo il Diz lì? Sì no? Paolo. Beh, gli compiti un po' il quadro perché avrebbe giocatori probabilmente più strutturalmente eh, dotati, fisicamente magari massicci, che potrebbero anche eh, come dire, creargli qualche problema, però certamente lui è uno che, se riceve palle, palla a spalla e rivolta alla porta, eh, qualcosa sa fare. Quindi, se eh, cioè, ecco tra, tra lui: fatto salvo che secondo me Juan non ha fatto una brutta partita. cioè, no. le cose che poteva fare le ha fatte l'altro giorno, però potrebbe essere. Quanto meno divertente vedere una situazione di questo genere perché insomma, tra Con Se Sao, Nico, Con Maine e Ildiz, la base tecnica non è banale, eh? Quindi potrebbe essere interessante. diciamo che così giochiamo in 11 o mettiamo in difficoltà qualcuno? No, ma giochiamo in 11 sempre, anche con Vlaovic, ah, sì. cioè non. non... Non, non, no, guarda, eh, cioè io sono uno dei più critici con, su Vlaovic, però dico che adesso bisogna smettere di bastonarlo perché Luca oggi è molto no, calmo. No, no. Ragazzi, noi abbiamo delle colpe. Se Vlaovic tocca 6 palloni in un tempo. Abbiamo giocato in 10. Se l'abbiamo fatto è perché abbiamo preparato male quella situazione. Se, se Vlaovic tocca 30 palloni ne sbaglia 30 è un altro discorso quindi eh, siamo portati a volte per questo la formazione è questa ma bisognerebbe invertire il Dice Gonzalez colgo l'osservazione di FP la giro a Michele Michele, la formazione è questa ma abbiamo sbagliato a mettere il Dice Nico e diciamo sempre ipotesi Vlaovic sì. ha, una, ha un problema alla caviglia eh? non è Secondo me no, secondo me Mirko, anzi sulla sinistra, può fare ancora meglio rispetto a destra. Eh, anche con l'Argentina gioca molto più sulla sinistra rispetto a destra. Eh, a me Ildiz da falso 9 garba tantissimo, mi, mi stuzzica tantissimo. Io sono sicuro che nelle prossime partite lo vedremo, lo vedremo anche là. Eh, detto questo, eh, detto questo anche fare come ha detto Paolo. Giorni. Esatto, come no. ha detto Paolo, anche UEA non, non è che ha fatto malissimo, anzi, secondo me non è un caso che la migliore Juve eh, della partita col, col Napoli c'è stata con lui in campo, perché eh, è un po' più il giocatore vicino a, eh, a Zirze nel, in quello che poteva essere Juve Napoli eh, sabato, però io trovo i pizzellino io trovo anche legittimo che Tiago non provi a riprodurre il Bologna. Anzi, io l'ho detto prima. Assolutamente. Appunto. Non mi aspetto che Tiago voglia riprodurre il Bologna e commetterebbe un errore. Locatelli giocherà sempre. Qui, ovviamente, abbiamo stuzzicato la fantasia con due giocatori che ultimamente, ovviamente, partono dalla panchina per motivi differenti: Turam e Douglas Ruiz. Locatelli giocherà sempre in dieci secondi. Paolo, vero o falso? Beh, no, no, spero di no, nel senso che io spero che nessuno giochi sempre, perché vorrebbe dire che poi a, a gennaio ce l'abbiamo cotto, però, sicuramente eh, Locatelli è la nota più lieta di questa prima parte della stagione. C'è cioè un giocatore trasformato, un giocatore che sta facendo delle partite con una concretezza, una sostanza. Eh, e ha una continuità anche all'interno della partita, che io non, non gli riconoscevo da tempo quindi bene, benissimo e infatti è difficile in questo momento pensare che la Juve oggi possa fare a meno di lui dall'inizio perché fino adesso le risposte sono state tutte molto molto positive allora facciamo così andiamo a vedere la seconda grafica è un'altra Juve qua si tratta proprio di iniziare a mettere mano anche al sistema eh, tra l'altro stiamo giocando 4-1-4-1 eh, qui è un 4-3-3 a me il 4-1-4-1 piace, davanti bisogna muoversi più senza palla, avere più cattiveria però, tutti convinti di fare gol. A me cioè, vedo tanti giocatori che hanno l'idea di far far gol al compagno. È bella la vita, bisogna far gol ragazzi, tutti insieme eh, in questo momento serve questo. 4-3 eh, Francesco De Gregorio, Savona Caluru, Bremer Cambiaso Questo mi piace. Qua non Mi piace canale. perché non per quello Gatti che ho visto, Stavone. Douglas Locatelli, Cop Miners, con Sessaur, il Disnico, anche eh. qua con Vlaovic, che ha male una caviglia. Eh. Mi piace perché per quello che ho visto, UEA... c'entravanti cioè, a me non è piaciuto, ragazzi. È falso 9, quello che volete. Perché ho ah. visto un giocatore che sinceramente provava a fare il UEA con le sue caratteristiche, ma dalla parte sbagliata. Cioè al centro. Quindi a volte avevamo veramente un buco, a volte veramente buongiorno, passeggiava perché sembrava... Non avesse proprio forse nell'ora di pausa pranzo, perché UEA non dava nessun tipo di profondità. Poi le volte che ha provato a dialogare con Nico, obiettivamente sono venute fuori cose buone, ma secondo me più occasioni sprecate. Quindi l'idea di vedere un Ildiz sicuramente che può dare, può dialogare sicuramente meglio, può. Si sa girare sicuramente meglio rispetto a Qui Partire e la provocazione di Calulu Centrale a discapito di gatti, piaciuto a tal punto da no, dire è teniamolo lì. A me piace tantissimo. Quindi è una formazione che mi piace. Sì. Probabilmente Douglas Luiz. Adesso non è, non è, non è il giocatore migliore. No. Per far partire, non lo valutare, ci arriviamo a parlare di Douglas Luiz. Ci arriveremo. Sì, ci siamo scambiati un po' di battute con Luca ieri sera in merito. Però mi piace tanto questa. Ecco, noi per esempio in tribuna tutti dicevamo così proprio la prima fantasia che avevamo era ragazzi ma se ci fosse stato il ragazzino portoghese eh, c'era questa però quando si pensa agli assenti non è mai eh senso. però quando è il giocatore vero. giusto è sempre quello che non c'è non è mai la cosa però è una, le... idea... sì. una terza Paolo senza Vlaovic per... perché non si è svegliato non ha sentito la sveglia ok? Poi però vi sorprenderò con una formazione gold questo è un albero di Natale, un 4-3-2-1, Calurugatti-Bremer-Cambiaso. Non so se vuoi spendere una parola sulla parata di, di Gregorio, perché oggi non parleremo granché di Gregorio, Paolo. L'avevi catturata così decisiva quella parata? Quella della sua punizione o quella prima? Sì. No, quella, no, quella punizione è una grandissima parata. Era no, davanti a Lukaku, ha fatto una grandissima parata. La prendo e... col minimo, ragazzi. Devo Come dire che dì, di, tutti di tutti questi tre che hai fatto vedere, il primo è quello che mi piace di più e, e in ogni Qui caso… Qui c'è Nico attaccante mobile con Cobb Miners e un attimo più eh, stretti Locatelli e Douglas Turam. Io eh, sono mh, al dispetto del fatto che, ripeto, Credo che Savona abbia fatto molto bene e anche Calulu abbia fatto bene quando ha giocato sulla destra. A me Cambiaso, che piace moltissimo, piace di più sulla destra. Eh, lo trovo eh, ragazzi, più, io sono già un po' eh. più incisivo vai, vai, eh, eh, e sono convinto che a Genova giocherà Vlaovic salvo problemi fisici che in questo momento eh. non conosco, giocherà Vlaovic e, e risolveremo tutto perché Vlaovic segnerà con questa. Attacco leggerino, faremmo altri 18-0-0 in stagione. C'è scrive 64 aria in questo alberino. Però non riceviamo a... neanche un tiro in po'. Ne, neanche si affacciano al limite dell'area con queste. Eh, Ho capito, però facciamo 60 punti con, con 30 pareggi. Eh, no, Lo so, però, però, però andiamo avanti in Champions. È, ah, è finito, bella, bella. Grazie, eh. Paolo Rossi. Mi è piaciuta questa. Allora ti faccio vedere, poi torniamo sulle cose che contano, sulle ultimissime e su, 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 su Genoa Juve prima di salutare Paolo, veloce abbiamo la formazione Gold con Dusan Vlaovic signore e signori di Gregorio, 4-3-1-2 di Gregorio, Calulu Gatti, Bremer Caval McKenny, Locatelli Cambiaso, più avanti tanto gioca lì, <ride> facciamo finta terzino, gioca lì eh, alle spalle di Vlaovic e il Dis, eh, coppia d'attacco più vicini a dividersi il campo a mettere due attaccanti, uno più mobile e l'altro più immobile. Nel senso, spero dei 30 gol di Ciro Immobile che ne ha fatto per 10 anni consecutivi in Serie A. Porcheria! Che bello, <ride> Vede, sabe, una por ah, una porcheria! Pensateci prima di, di scrivere, ragazzi. Che porcata. Marsilio. Eh. Ma sai perché scrivono così? Perché ho rimesso Vlaovic, Paolo? <ride> no, no, è perché ha la grafica dorata che è veramente brutta. E quindi è questo ci, ci no, perché sta di campo storto di sì, no ti ti la memoria, la memoria. Eh, va sì, bene. Dai. Allora ti metto, ti metto Douglas Lu... le me... ti cambio le mezze ali Guarda come vi cambio la vita, eh. Douglas Luiz e Turan forza, che dite? Ma poi non vogliono vedere cambiato no, ragazzi, il centro campo qui... La chiave di questo di è che arriva, il che arriva a centrocampo, non che. No, Cambiaso arriva davanti. Eh. Ah, tu c'è cioè, tu, lo vuoi spostare ancora eh di non più. non io, è quello che eh. fanno gli allenatori. Lo faceva Allegri, ha provato Spalletti, e lo sta facendo Tiago. Sbaglio. Sbaglio. Francesco, dove ha giocato? Ha cambiato con Napoli? Ha no, cambiato, la... ragazzi. Io vi dico che quello a fianco a me mi ha chiesto ma cambiasse a centrocampo? Io a un certo punto ho detto guarda, non ci sto capendo un cazzo. Perché era veramente fisicamente. No, più socio. <ride> era, era veramente più a centrocampo. Cioè, era continuamente a scambiarsi con i poi Ora scherzi a parte, però sì cioè lui ho cioè non ti ha fatto più domande però perché, dopo che gli hai risposto non ti sì, sì. <ride> ha più perché parlato detto, sì, cosa gli ho chiesto a fare due, ragazzi, il gioco passava da due persone dai piedi di Locatelli e dai piedi di Cambiaso i cursori i, cioè, i portatori di palla fisicamente erano due uno era Locatelli ma l'altro era Cambiaso che, che faceva praticamente ha fatto, il, ha fatto la mezzala Poi noi arrivavamo sempre a 25-30 metri fa. e da lì non si andava eh, non si andava avanti questo ha ah, fatto quello. Eh, sì. A parte questo, Paolo, la coppia in senso tradizionale, non nel senso della coppia tradizionale, coppia tradizionale nel senso del calcio, quando ragioni sui due davanti. Per mm. giocare il Diz un po' più proprio da seconda punta. Eh, quasi vecchia maniera, verrebbe da dire, no? Eh, potrebbe giovare alla Juve, a Vlaovic, al Diz. Adesso poi qui abbiamo costruito... 4312, oppure no? Ha bisogno sempre di fare 60 metri di campo. Eh, detto che ha una gamba pazzesca eh, il Diz, devo dire la verità. Sì, eh, vedendo le cose migliori che ha fatto in questo periodo, il Diz che parte da lontano eh, direi che è una cosa che sta funzionando. Però eh, colgo lo spirito della tua osservazione per dire che chiaramente. Fra un po' di tempo, se la Juve non eh, creerà di più, dovrà eh, Tiago Motta pensare a qualcosa di diverso in termini di, di modulo. Davanti, cioè, l'idea una punta o due punte se la dovrà, eh, se la dovrà porre perché, perché se la Juve, eh, che fino adesso secondo me è stata molto coerente, cioè, quando, dovrà, quando ha creato di più ha vinto, quando ha creato poco non ha vinto, in maniera molto lineare, eh, appunto, se, se perdurasse questa situazione, eh, è chiaro che qualcosa deve cambiare, perché è evidente che Vlaovic fa, fa un po' di fatica a fare la punta unica, e quindi forse si può, si può eh, o si deve inventare qualche cos'altro. Eh, il Diz... È un giocatore ancora tutto da definire quindi è un giocatore anche con secondo me una sua capacità di fortissimo adattamento e nel gioco di motta appunto di posizioni variabili dove conta l'occupazione degli spazi e anche l'interpretazione personale il Diz gli puoi dare veramente tanti compiti diversi quindi non mi stupirei che fosse avvicinato un po di più alla porta per aiutare Vlaovic FB eh... sono entrato adesso bellissima sappi FB che Aha. ho ricevuto 50 porcherie e ci sei tu mi hai salvato il pomeriggio adesso, no? ho visto lavoroso ce n'è ancora una mi dicono dalla regia firmata a dottor Gran Passo che un'entità di questa di questa community che non si è mai palesata dottor Gran Passo ha la sua e ci dice che dobbiamo a tutti i costi farla vedere, no, Io non so neanche che cosa devo aspettarmi, eh. non l'ho vista, non so nulla. Eccola qua. 4-3-1-2, anche questo quindi, dottor Gran Passo Di Gregorio Calurugatti, Bremer Cambiaso, ok. Cop Mainers, Locatelli Turam, Ildiz a supporto di Vlaovic. Nico, sarebbe Nico a fare la seconda punta più vicino a Vlaovic, Ildiz e Cop Mainers un filo più basso da mezz'ala, cosa che sa fare secondo me senza se senza ma, nel senso su questa sua posizione con Miners sinceramente addirittura più di garanzia che altre, forse per giocare troppo alto, Coop Miners, troppo defilato, stiamo, stiamo, stiamo cercando il Coop Miners della Juve, no Paolo, da quello che abbiamo visto Beh. nelle ultime partite. Beh, però guarda che già col Napoli secondo me... La poi forte, lui... oh. Purtroppo ha, ha rubato eh, la scena con eh, il tiro alto. Però con Miners guardava i dati, ha, ha toccato molti palloni. Ha sì, però molti tu, Paolo, balloni. sei uno anche che guarda molto bene le partite prima che guardare oh, i dati, questo... perché ho fatto tanti anni: No, 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 questo non lo so. però... Che partite sta facendo con Miners Buone, sta facendo partite buone di un giocatore che deve conoscere la squadra la squadra deve conoscere lui lo vedo legato yeah. lo vedo ancora troppo eh, bloccato Il primo tempo ad esempio la Juve mi è sembrato che abbia giocato veramente molto sulla sinistra sull'asse cambiaso Ildiz con Mainz che doveva produrre dei cross che purtroppo non sono stati particolarmente precisi e, e l'unico cross veramente buono che abbiamo fatto dalla destra che l'ha fatto Ildiz tra l'altro eh, cambiando proprio posizione la non è riuscito a prenderlo di testa perché è stato anticipato però Coppe è un giocatore che su a tre quarti ti dà sempre l'idea che, che sappia gestire i ritmi, che sappia far salire la squadra e farsi aiutare, che possa fare l'ultimo passaggio, che possa andare al tiro. Quindi Coppe sta facendo veramente i primi passi, ma secondo me tempo tempo un po' e, e, e dipenderemo, dipendiamo molto da lui, eh, perché poi... Questa è, non è perfetta, ci scrivono, non eh, è perfetta. Quindi, quindi, insomma, io non sono convinto di vedere Locatelli in cabina di regia. Adesso Locatelli non, non lo, non, come dire, tirerei fuori dalla teca che si è costruito, che in questo momento è splendida, brilla, e quindi ragioniamo su, su alto.